Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Romano Bertola, figura iconica della scena musicale e pubblicitaria italiana degli anni 60 e 70, si è affermato grazie alla sua abilità nel creare indimenticabili spot pubblicitari per Carosello. Noto per la sua presenza dinoccolata, pochi capelli e accento piemontese, Bertola è diventato un volto familiare per il pubblico televisivo dell'epoca. La sua genialità risiedeva nella capacità di rendere memorabili i marchi e i prodotti delle grandi aziende attraverso la sua musica e il suo talento comico. Spot come quelli di Joe Condor, Miguel il Merendero e l'Olandesina sono entrati nell'immaginario collettivo grazie alla creatività di Bertola. La sua chitarra a sei corde era il suo compagno inseparabile durante le presentazioni agli imprenditori, clienti di rilievo, per i quali esprimeva le sue idee attraverso canti e recitazioni. La sua originalità si esprimeva anche nei testi, caratterizzati da una mistura di italiano, lingue straniere e dialetti, creando un linguaggio irresistibile e maccheronico. Frasi come "e che, ci ho scritto Joe Condor" sono entrate nel linguaggio comune. Dopo l'era Carosello, Bertola ha allentato i legami con la pubblicità e si è dedicato alla musica, ottenendo successi significativi come la composizione di Carletto, interpretato dal popolare Chemin Corrado e che ha raggiunto la vetta delle classifiche nel 1983. Non solo un artista pubblicitario, ma anche un musicista e scrittore di successo, Bertola ha composto la puntura per Pippo Franco e scritto il romanzo La stanza delle mimose, vincitore del premio Cesare Pavese nel 1958. La sua versatilità artistica e la sua capacità di affrontare con successo diversi campi lo rendono una figura eclettica e indimenticabile nella storia della musica e della pubblicità italiana. Piero Ciampi, nato a Livorno nel 1934, è un cantautore italiano noto per la sua vita tumultuosa e la produzione musicale poetica. Dopo un'infanzia difficile e alcuni anni di lavoro come venditore di olio, Ciampi inizia a dedicarsi alla musica. Partecipa al servizio militare a Pesaro, dove conosce Gianfranco Reverberi e sviluppa un'amicizia che influenzerà la sua carriera musicale. Ciampi è descritto come un personaggio eccentrico, alto, magro, spesso spettinato, noto per il suo amore per il litigio e il bere. A Parigi nel 1957, scrive poesie su tovaglioli e si esibisce nei locali, guadagnando 2000 franchi a serata. Torna a Livorno nel 1959, ma il tentativo di diventare pescatore è infranto da un attacco di panico in mare. Negli anni 60, parte per Milano con Reverberi, registrando con la Bluebell e successivamente con la CGD. Il suo primo album, Piero l'Italiano, del 1963, passa quasi inosservato, criticato per la sua atmosfera crepuscolare. Tuttavia, le sue canzoni come Fra cent'anni e Confesso mostrano la sua cifra stilistica. Negli anni successivi, Ciampi continua a viaggiare e a esibirsi, ma il suo stile di vita irrequieto influisce sulla sua carriera. Nel 1971, con l'aiuto di Gianni Marchetti, pubblica il singolo contenente Barbara non c'è e Tu no, considerato uno dei suoi migliori lavori. La sua relazione con le donne è complicata, e i suoi due matrimoni finiscono presto. L'alcol diventa una costante nella sua vita. La sua opera riflette la solitudine, la fatica dell'amore e l'inquietudine esistenziale. Ciampi era anche politicamente attivo e simpatizzava per i movimenti operai. Nel brano Andare, camminare, lavorare ironizza sulle rivendicazioni politiche dell'epoca. La sua filosofia di vita si riflette nel suo distacco dal denaro e nella sua ricerca di equilibrio politico. Negli ultimi anni, Ciampi ottiene un modesto successo e riceve stima da alcuni critici. Nel 1980, muore di cancro alla gola. La sua ultima apparizione al premio Tenco è ricordata per la sua combattività e la sua spontaneità. La sua eredità musicale continua a essere riconosciuta da chi apprezza la sua poesia e il suo spirito libero. Domenico Colarossi, noto come Nico Fidenco, è nato a Roma nel 1933 e ha vissuto ad Asmara fino al 1949. Entrato nella scuderia della RCA italiana nel 1960, inizialmente come autore, la sua voce è stata presto riconosciuta dal direttore artistico Enzo Micocci. Il suo successo inizia con la canzone Su nel cielo, tratta dalla colonna sonora del film I delfini, che diventa un grande successo nel 1960. Successivamente, Fidenco incide altri brani in inglese e italiano dalle colonne sonore di film come La ragazza con la valigia, Il mondo di Suzie Wong e Exodus.
nei primi anni 60, ottiene successi in classifica con brani come Conte sulla spiaggia, Se mi perderai, e soprattutto Legata a un granello di sabbia, che rimane in vetta alla classifica per 14 settimane e supera il milione di copie vendute. Dopo aver lasciato la RCA nel 1966, Fidenco partecipa al Festival di Sanremo del 1967, ma senza raggiungere la finale. Negli anni successivi, torna a comporre colonne sonore per film, spaziando dallo spaghetti western all'horror. Nel 1970, pubblica l'unico album pop del decennio, La mia estate con Cinzia. Tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, Fidenco trova una nuova popolarità grazie alle sigle per gli anime giapponesi, vendendo oltre 400.000 copie con la sigla di Don Chuck Castoro. Con i colleghi Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia, forma il quartetto Super 4, rivisitando successi degli anni 60. Nel 2007, si esibisce a Lucca Comics e nel 2019, una raccolta delle sue sigle per i cartoni animati viene rimasterizzata e limitata su Siglandia.